L'Abruzzo e la nazionale italiana di tennis, un binomio praticamente perfetto, emozioni regalate a vicenda, Italia batte Spagna e vola al turno successivo in Fed Cup. E allora vi riproponiamo quella che è stata una settimana a dir poco fantastica, dal lunedì, giorno di arrivo della nazionale, fino all'ultimo punto di Deborah Chiesa. Emozioni da vivere insieme, cinture allacciate. Settimana della Fed Cup, buongiorno a Tatiana Garbin, capitano della nostra nazionale. Italia-Spagna intanto, che match sarà? Sarà sicuramente un match molto duro, però ho delle giocatrici in piena forma che sono veramente volenterose e vogliose di giocare questa Fed Cup. Chiaramente sarà Rani il capitano della squadra, non ci sarà la Muguruza nella Spagna, piccola speranza in più? Sì, beh, hanno una squadra comunque molto, molto forte, hanno come capolista la Suarez Navarro che sta peraltro giocando davvero molto bene, quindi è un'insidia, però noi veramente la vediamo come una grande sfida e una forte opportunità. Non ci sarà Camilla Giorgi, c'è stata la nota ufficiale della federazione, insomma una querella che fa un po' male? Ma sì, vediamo in futuro, io sono sempre positiva, spero che... Beh, sicuramente lei è una giocatrice che ha voglia di ritornare in Fed Cup e quindi speriamo che si risolva tutto il prima possibile. Chieti, l'Abruzzo, protagonista di questo turno di Fed Cup, il messaggio di Tatiana Garbin al pubblico abruzzese e al pubblico di Chieti. Ma certamente sappiamo che il pubblico è sempre un valore aggiunto e quindi noi chiediamo proprio a voi di partecipare numerosi e farci sentire il vostro calore che farà sicuramente la differenza. L'ultima, dal punto di vista tecnico, dove deve essere brava l'Italia? Dobbiamo fare una grande strategia contro queste giocatrici spagnole che peraltro nella terra rossa si trovano bene, ma questa superficie è comunque il nostro punto di forza, quindi ho preferito giocare in questa superficie perché ritengo che per noi sia la superficie preferita, quindi dobbiamo gestirla a livello strategico molto bene. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Marcello Marchesini, ci siamo, la settimana attesa da tanto, la settimana della Fed Cup Italia-Spagna a Chieti. Sì, è una settimana importantissima, noi l'aspettavamo dai giorni delle finali di Serie A, quando Sergio Palmieri ci chiese a noi della MF Tennis Events di cercare una location adatta per questo grande impegno della nostra nazionale femminile. Abbiamo individuato qua a Chieti la sede ideale, devo dire che effettivamente stiamo dando una grande attenzione da parte di tutti, quindi sicuramente sarà un bellissimo weekend. Non ci sarà Camilla Giorgi, peccato, non ci sarà la Muguruza nella Spagna, ma c'è il fascino di un match internazionale dal valore importante. Sì, e come al solito l'Abruzzo sta rispondendo alla grande. Noi come MF Tennis Events abbiamo venduto più di 400 abbonamenti, quindi ci aspettiamo il Palasport veramente pieno e pieno di tifosi pronti a tifare Italia sperando di portare a casa questo successo. Terra battuta all'interno del Palatricalle, un gioiellino a Chieti il Palatricalle, siete certi che l'Abruzzo ci sarà? Sì, assolutamente sì. Sì, l'impegno che c'è stato per portare questo campo in terra dentro un palazzetto è sempre difficile, lo è stato anche qua, ma abbiamo visto stamattina che il campo risponde benissimo. Oggi sarà testato proprio dalla capitano della nostra nazionale, quindi speriamo che tutto proceda bene. L'ultima, pronostico di Marcello Marchesini, match difficile sulla carta. Il match è difficilissimo, dipende molto dalla nostra numero 2, vediamo un po' quello che potrà succedere, però io sono fiducioso perché sicuramente, ripeto, ci sarà un grande apporto del pubblico e quello è fondamentale in questo tipo di manifestazioni. Luca Del Federico, ci siamo, Fed Cup Italia-Spagna, Chieti al Tricalle e non manca poi tanto, solo qualche mese agli internazionali di Francavilla, l'Abruzzo o Regione di Tennis? Sì, l'Abruzzo è regione di tennis, potremmo dire che è la capitale del tennis del centro Italia perché sono ben due eventi a distanza di qualche mese, la Fed Cup in questi giorni e a fine aprile avremo gli internazionali d'Abruzzo con la possibilità molto importante di avere un ulteriore evento di rilevanza nazionale sempre in Abruzzo per il prossimo dicembre 2018. Italia-Spagna, sulla carta è difficilissima, però? Però ci auguriamo il fattore campo, in Coppa Davis, Fed Cup può accadere di tutto, siamo sfavoriti,
ma ce la giocheremo tutte e ci auguriamo che il pubblico abruzzese sia della partita per sostenere le nostre giocatrici. Il messaggio di Luca del Federico al pubblico abruzzese, perché so che ci tenete molto. Il messaggio è di intervenire veramente tutti gli appassionati, tutti gli sportivi nelle due giornate del Palatinicale per sostenere la nostra squadra e portarla alla vittoria. Io approfitto della sincerità e della schiettezza e di come mantiene le promesse Luca del Federico, perché ci avevi parlato di grandi eventi e hai portato la Fed Cup. Adesso hai accennato a qualcosa per il 2018, non mi è sfuggito. Dacci qualche indicazione in più e un nome che punti a portare a Francavilla per la seconda edizione degli internazionali. Allora, un nome, partiamo dall'ultimo, un nome che ci piacerebbe portare, un giocatore australiano emergente, e che è Alex de Minaur, che oggi mi sembra il numero 2 del Next Gen, e sarebbe bello portare Alex qui da noi in Abruzzo. La promessa è quella di portare un evento che c'è il 7, 8 e 9 dicembre, che sono le finali scudetto di Serie 1, e un ulteriore sogno per l'Abruzzo tennistico. Sara, partita difficilissima contro la Spagna, quali sono le tue sensazioni? Beh, al momento positive, siccome hai detto tu, partita difficile, ci stiamo allenando, ci stiamo adattando alle condizioni, al campo, alle palle, quindi ci stiamo allenando bene, cercando di arrivare nel miglior modo possibile a sabato. Non ci sarà la Muguruza da un lato, non ci sarà Camilla con voi, dal punto di vista tecnico che partita sarà? Beh, loro sono giocatrici forti, Carla e Lara, tutte e due sicuramente molto forti sulla terra, quindi... Match duro. Noi abbiamo ascoltato Tatiana qualche giorno fa, ha detto noi crediamo tanto nell'aiuto del pubblico di Chieti e dell'Abruzzo. Sì, ha detto anche lei prima benissimo che in Fed Cup comunque escono emozioni diverse rispetto ai tornei normali, energie forti, quindi sicuramente speriamo che il pubblico ci dia una mano. Ti faccio una domanda un po' anche per ricordare i tempi che furono. La Fed Cup per l'Italia ha regalato tante soddisfazioni. Secondo te, Sara, quanto ci vuole per ritornare a quei livelli? Beh, ora stiamo costruendo una squadra nuova e non è semplice, ovviamente abbiamo avuto risultati noi quattro in passato che forse irripetibili, quindi non è assolutamente semplice, però sono giovani, le altre ragazze stanno crescendo bene secondo me e spero di riuscire a formare un bel gruppo con loro. Sindaco Di Primio, pronti per il grande evento? Prontissimi, siamo pronti, la città è pronta, siamo molto felici di aver potuto ospitare questo evento straordinario di grande sport, il tennis ai massimi livelli, ospite del nostro Palatinicale, una città, una regione che si fanno promotrici di grandi eventi sportivi, sono una città e una regione capace di stare al passo con i tempi. Queste sono le cose sulle quali puntare, con questi eventi si può fare economia, con questi eventi si può fare grande promozione anche del turismo in Abruzzo, e quello che noi tendiamo a fare con la due giorni a Chieti della Fed Cup è proprio promuovere una città, promuovere un territorio e far conoscere soprattutto le buone cose che noi abbiamo. Le fa effetto vedere il Palatinicale pieno di terra rossa? È una cosa straordinaria, l'abbiamo vista crescere tutta questa novità del Palatinicale, abbiamo visto il campo montare giorno per giorno e oggi abbiamo questo spettacolo straordinario che è un campo in terra rossa all'interno del Palaleon Bruni. Capitano, ci eravamo sentiti qualche giorno fa, adesso si è già assaporata la terra rossa qui del Palatinicale, sensazioni in vista del match con la Spagna? Beh, è una sfida molto difficile, lo sappiamo, incontriamo due giocatrici molto in forma, quindi sarà una sfida dura, però sono convinta che la nazionale ti dà delle motivazioni in più, qualche volta riesce a darti veramente una passione, una voglia che vanno di là di quello che ha in quel momento, quindi riesce a tirarti fuori qualcosa in più, sono convinta di questo. Immaginiamo che da buon capitano la formazione verrà data solo qualche minuto prima del match, però è chiaro che Sara Errani è in campo il capitano. Beh, Sara è un nostro punto di forza, lo sappiamo, ma quello che la cosa più importante è l'esempio che lei dà alle nostre giocatrici, quindi è un esempio ed è importante averla in squadra. L'ultima, dove deve essere brava l'Italia, nel senso Sara Errani ok, ma dove deve cercare il punto della vittoria? Noi daremo il massimo in ogni partita, e proveremo a mettere in campo le giocatrici che sicuramente sono più in forma in questo momento e proveremo a dare grossa battaglia a queste spagnole.
Non è andata bene dal punto di vista del punteggio, però sono arrivate indicazioni positive che potrebbero esserti utili anche già domani. Sì, a sprazzi ho giocato un buon tennis, sono riuscita a essere più aggressiva e se dovessi giocare domani sicuramente vorrei partire meglio, partire più incisiva e quindi penso che è un match che mi sia servito. Chiedeva molto il capitano Garbin al pubblico abruzzese, al pubblico del Palatricale, e credo che la risposta sia stata positiva. Sì, sicuramente il pubblico è stato caloroso e mi ha aiutato anche in game che magari erano molto lottati e dopo scambi lunghi mi ha lasciato recuperare applaudendomi, incoraggiandomi e è stato molto presente. Navarra è stata anche in top 10 nella classifica mondiale, oggi è numero 29, soprattutto nella seconda parte del match sei stata anche molto vicina come livello di tennis, sei d'accordo? Sì, sono stata, sì, più andavo avanti, più mi sentivo meglio e più riuscivo a spingere e a metterla in difficoltà. Cominciamo con la partita, Sara, estremamente facile, possiamo dire? No, mai, non è mai facile. Il punteggio lo dice. Il punteggio è stato facile, però la partita è stata dura, almeno giocarla dal campo uno non si può mai rilassare, deve essere sempre concentrato e questo sono riuscita a farlo bene oggi dal primo all'ultimo punto, concentrata, senza distrarmi, facendo le cose giuste, quindi è importante cercare di mantenere la partita anche corta, è positivo per, in vista di domani che alle 2 rigioco, quindi c'è poco tempo per recuperare, quindi sono contenta di anche del mio livello che ho mantenuto tutta la partita. Prima di parlare della partita con la tua compagna di allenamenti domani con la Navarro, mi dici cosa hai provato a giocare davanti a tutta questa gente? Ve lo aspettavate? No, assolutamente, è stato un bellissimo pubblico, veramente, ma tutta la settimana ci siamo trovate molto bene, quindi sono contenta, vedere il palazzetto pieno è sempre una grande emozione, ma comunque in ogni caso quando metto la maglia della nazionale il cuore va a 7000, quindi c'era tensione, emozione, voglia di far bene. La Navarro la conosci benissimo, tua compagna d'allenamento, intanto dimmi se vi siete detti qualcosa, vi siete incontrati per i corridoi qui. No, non ci siamo beccate ancora. Nulla. La tua classifica chiaramente è bugiarda, vali la Navarro anche qualcosina di più, che partita ti aspetti? Una partita durissima, come solito, tutte le nostre partite, tutti i nostri allenamenti sono sempre durissime, quindi devo essere preparata a correre tanto sicuramente, a cercare di mantenere il livello, di essere aggressiva quando posso e poi vediamo. A domani, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Sano non è che sta allenandosi per domani, no? No, ancora no, preferisco far giocare le mie giocatrici. Scherzi a parte, bilancio della prima giornata a Chieti. Ma direi estremamente positivo, incoraggiante vedere un Errani così combattiva, così presente. Ha trovato sicurezza nel proprio gioco ed era quello che cercavamo. In realtà è qualcosa che era una costante in allenamento.
e trovava difficoltà, un po' di pressione a farla in partita. Oggi è riuscito veramente tutto, anche troppo bene. Sono veramente molto, molto contenta per lei e per il mio team. Voglio essere ottimista, non si arrabbi Tatiana Garbin, ma Paolini, che ho visto soprattutto nel secondo set contro Navarro, e Errani, che ho visto nel secondo match, insomma domani potrebbero esserci grandi soddisfazioni per la nazionale. Facciamo gli scongiuri, era solo da essere certamente ottimista. Sì, una bella visuale, nel senso che vedere un Errani così mi incoraggia veramente, mi dà fiducia, e anche vedere una Paolini che secondo set se la gioca alla pari con Carla fa piacere, fa molto piacere. Insomma, abbiamo anche altre giocatrici che vogliono giocare alla grande. Adesso vediamo un attimo, vediamo un po' domani come si sentono le ragazze e decidiamo. È oltre 150 oggi, dice la classifica Sara Errani, ma quanto vale realmente? Ma una Sara Errani così vale tanto, però secondo me non bisogna dare troppe aspettative, bisogna sapere che può giocare così, quindi è una cosa che ci dà fiducia, ma dobbiamo veramente avere i piedi per terra e continuare ad allenare. Lei deve continuare ad allenarsi con questa intensità e questa voglia. Lei non ha obiettivi di ranking, ha obiettivi di gioco, ed è la cosa più importante. Trovare nel gioco la sua sicurezza. Mi risponda solo con un sorriso, capitano. Camilla Giorgi ha mandato un WhatsApp dicendo volevo esserci. Non ancora, aspettiamo, no. Del Federico, primo bilancio dopo la prima giornata di gare, 1-1 dice il tabellone. Mi piace da abruzzese però partire dagli oltre 2000 spettatori presenti al Tricalle. Che bel numero. Un gran numero. Dalle fonti ufficiali sono 2315 spettatori. L'impianto complessivamente è di 2436 posti, quindi il pienone. Mi chiedo cosa poteva accadere con la presenza di Muguruza e Camila Giorgi, veramente si lasciava fuori altre 1000 persone. Spagna, vale 9, new balls please. Say three.
forse ha portato fortuna a queste ragazze, Pierangelo? Fortuna, siamo stati sì, fortunati, non ce l'aspettavamo che una ragazzina che gioca il suo primo... Una debuttante. Beh, è stato fantastico, questo è il bello, adesso è una battuta stupida, ma è il bello dello sport, perché veramente puoi vincere delle partite inaspettate come le puoi perdere. Insomma, oggi era... credo che l'altra non dormiranno tutte e due. Comunque abbiamo assistito a degli incontri di ottimo livello tecnico, credo, lo chiedo a lei. Beh, certo, quando si gioca a questi livelli sono delle partite dove non sempre si gioca bene perché un po' di paura, un po' di... Però il livello è stato ottimo. L'Airani poi ha giocato veramente bene perché era un po' di tempo che non giocava così bene. Grande personalità. Sì, veramente, perché era un po' di tempo che non andava bene, adesso è andata benissimo. Anche la scelta di Garbin di sostituire proprio all'ultimo i Jasmine, che pure aveva fatto benino. Si capiva, no, però... Aveva giocato malino, diciamolo. Però quindi ha pagato questa scelta. È stata coraggiosa. Sì, sì. No, è stata una bella scelta. Tutto bene. Il tennis maschile invece? Non lo so, non lo conosco. Classico pizzicotto, perché stai vivendo un sogno, no? Sì, ancora non ci credo, infatti, tutte queste domande richieste, però è veramente qualcosa di incredibile. Ognuno da ragazzino sogna di poter giocare per la nazionale e di portare dei punti del genere. In campo c'era un'atmosfera pazzesca che spero di rivivere tante volte in futuro e veramente ancora non ci credo. Hai vinto al tie break, tra l'altro sembravi avviata ad una vittoria anche più semplice, tra virgolette, perché 5-1, poi 5 pari, quindi hai avuto una forza proprio nervosa notevole, nonostante la giovanissima età. Sì, esatto, ma il tennis ormai non si può più sapere, ormai lo conosco bene, anche quest'anno in Australia ho perso con 2 match point a favore, quindi avendo sciupato il primo match point mi era passato un attimo davanti un flash, però ho detto cavoli, sono qua, c'è tutta questa gente, questa atmosfera per me, non posso tirarmi indietro, quindi alla fine ho spinto, è andata bene. Quando Tatiana Garbin, la tua capitana, ti ha detto preparati perché sarai tu ad affrontare la spagnola, che cosa hai pensato? Beh, sicuramente tanta tensione, onorata per la fiducia data da lei, perché comunque si vede che ci crede in me, che ha fiducia, però ovviamente tensione, perché anche vedere tutto questo pubblico anche ieri con Jasmine e Sara, brividi, pelle d'oca, e quindi entrare in campo è stata tosta oggi, però una volta iniziata a muovermi mi sono sciolta, è andato il massimo. Una dedica da debuttante e da vincente? Beh, sicuramente alla mia squadra, al capitano e al mio allenatore e alla mia famiglia, sono veramente persone fondamentali per la mia vita e la mia crescita, quindi grazie a loro. Emozioni con la Fed Cup, Sara, ne hai vissute tante, importantissime, però credo che questo weekend non lo dimenticherai facilmente. No, assolutamente, sono state emozioni fortissime. Veramente queste ragazze sono state pazzesche, Deborah oggi ha fatto un'impresa incredibile, un carattere pazzesco, ma tutta la settimana ho cercato di aiutarle, di consigliarle, veramente mi sono state a fianco, mi hanno supportato, mi hanno incitato, è stata veramente una bellissima impresa. Probabilmente non avevo l'occhio attento, ma non mi è sembrato di vederti in panchina durante i punti decisivi di Deborah, però ho avuto l'occhio attento per vedere che sei scoppiata in lacrime. Sì, ero in spogliatoio e ho detto non lo so, anche un po' per scaramanzia, vedevo che stava rimontando, era lì, ho aspettato lì, poi nel tie break 5-1, 5-3, avevo veramente 200 pulsazioni, sono venuta in campo sul 5-3, ho sofferto da lì, stavo alla fine, sono esplosa. Match con la Navarra, limite della perfezione. Un match duro, ci conosciamo bene, i match tra di noi sono sempre battaglie, soprattutto fisiche, quindi ho speso tantissime energie, però sono contentissima. L'ultima, Sara, se tra qualche mese qualcuno ti dovesse chiedere di ricordare con un aggettivo il Palatricale Chieti, quale useresti? Beh, pazzesco, ti direi pazzesco, veramente ci hanno supportato tutti i giorni, tutti e due i giorni, tutti i punti, quindi sono stati veramente il giocatore in più per noi, nel senso che ci ha dato tantissima carica, anche grazie a lui che abbiamo portato a casa questa eliminatoria.